Buonasera pomeriggio a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro con AXA Investment Managers. Fabiano Galli, Marco De Micheli, ma ci sarà in collegamento da Londra, se non erro, da Alessandro Londra. Tentori, il nostro direttore per degli investimenti. Ora vediamo se appare. Una nota di servizio prima di Alessandro: se vorrete porre delle domande a noi o ad Alessandro, potete mandare un messaggio al numero che appare adesso in sovraimpressione. Ciao Ale, buongiorno. Buongiorno Ale. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti da Londra. Vediamo se riescono a far apparire il numero. Eccolo qua, 335-6309-11. Se ci mandate delle domande, eventualmente le leggeremo con questo cellulare e poi le porremo ad Alessandro oppure risponderemo noi. Bene, direi che possiamo cominciare. Esatto. Allora, non so se vi siete accorti che non sono giornate particolarmente felici per i mercati. L'Italia, l'ultimo numero che ho visto era giù del 4, una cosa del genere. Quindi Alessandro, purtroppo la prima domanda che ti tocca è un rapido commento sul perché i mercati stanno stornando, sulla vicenda bancaria della Silicon Valley Bank e sulle ultime notizie, per quello che si è potuto capire anche su Credit Suisse, no? Che è un po' sugli scudi in questo momento. Come la vediamo, Alessandro? Io farei un reverse engineering, cioè chiederei la news su Credit Suisse è una news? No. L'economia è in recessione? Era in recessione? No. I tassi di interesse sono saliti già da tanto tempo, non è che ci siamo trovati la settimana scorsa con un tasso di interesse è stata una sorpresa, no. Le banche centrali dovevano continuare ad alzare, è una sorpresa? No. L'inflazione non è una sorpresa. La sorpresa, secondo me, è stata determinata dal fatto che nessuno, o solamente pochi, prima di giovedì avevano sentito l'acronimo SVB e che tutto un tratto si è cominciato a parlare della possibilità di perdite sui bilanci delle banche. Ora, questa possibilità chiaramente c'è, però una cosa che mi stupisce è che si parla molto delle attività, quindi del mark-to-market delle attività delle banche, si parla meno invece degli hedge. Cosa sono questi hedge? Sono le coperture contro il rischio di tasso che tipicamente il tesoriere di una banca fa quando acquista un asset, quindi compra l'asset e poi si copre contro il rischio di tasso e vuole incamerare solamente lo spread. Questo lo fanno tutte le banche che lavorano sul concetto di matching tra attività e passività. Apparentemente questa banca californiana non l'ha fatto, anzi lo aveva fatto fino più o meno alla metà dell'anno scorso, poi tutto un tratto non l'ha fatto e da qui ovviamente poi è nato il problema. Quindi da un problema molto localizzato, senza che ci siano delle avvisaglie sistemiche, senza che ci sia una fragilità del sistema, nasce tutta questa cosa. Quindi la velocità con la quale si sta propagando questo episodio di risk off è molto alta, preoccupa chiaramente tutti noi che facciamo trading ci chiediamo quali potrebbero essere i vari scenari estremi, andiamo a soppesarli con le probabilità, no? Di ognuno, e chiaramente non sono scenari belli, da qui il repricing molto forte dei mercati, contando che domani c'è la BCE e fra una settimana c'è la Fed, quindi c'è anche questa risposta delle banche centrali da tener conto. Ecco, una domanda su questo punto, Ale, visto che i nostri amici stamattina ce l'hanno posta ripetutamente, quello che è successo, quello che sta succedendo, potrebbe in qualche modo cambiare la traiettoria dei tassi di interesse o quantomeno spingere le due banche centrali, ovviamente la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Americana, a rivedere i rialzi che sembravano scontati fino a venerdì della settimana scorsa? La risposta conoscitore delle banche centrali, della politica monetaria, deve essere per forza una risposta prudente, una risposta equilibrata. Ora, non fare niente o addirittura tagliare i tassi, secondo me sarebbe percepito dai mercati come una risposta quasi di panico, perché il mercato direbbe qua c'è qualcosa che noi non vediamo, c'è qualcosa che il banchiere centrale sa che non ci sta dicendo e quindi taglia i tassi. Alzare di 50 come era apprezzato probabilmente è estremo, perché non è molto prudente, come dire, me ne frego di quello che sta succedendo, io continuo ad alzare.
Probabilmente un 25 basis point, probabilmente parlando, probabilmente con uno statement dove si spiega quello che la Banca Centrale intende fare per arginare questo rischio prima che diventi sistemico, potrebbe essere l'opzione prudente da banchiere centrale, contando anche che comunque siamo in una situazione di iperliquidità. Non è che manca la liquidità come nel 2008, anzi ce n'è addirittura troppa. Il problema è stato un problema di gestione della scadenza dei termini. Tipicamente una banca non fa altro che trasformare i depositi a breve in rischio a lungo. Ecco, è stato fatto male in questo episodio. Tornando invece allo scenario base, insomma, allo scenario macroeconomico e in qualche modo alle opportunità che comunque i mercati ci presentano e probabilmente presenteranno anche conseguentemente a questo episodio, visto che oggi eravamo a parlare di obbligazioni, insomma stiamo parlando di obbligazioni. Com'è lo scenario, Ale? Come la vedi? Diciamo che il processo di revisione per quanto riguarda le stime di crescita che era in atto già da 3-4 mesi probabilmente adesso subirà una pausa. Io non so, avevo preparato alcune slide, non so se voi volete proiettarle. Vediamo se riusciamo a proiettarle. Partiamo col primo grafico che vi mostra processo di revisione. Riusciamo a proiettarlo dalla regia? Eccolo qui. Eccoci, non so se tu lo vedi. Io vi vedo e lo vedo. Okay, perfetto. Quindi in blu abbiamo le stime di crescita del PIL a sinistra per gli Stati Uniti, a destra per l'Eurozona, in arancione le stime di inflazione. Notate che era in atto già da diverse settimane, da quasi 2 mesi ormai, un processo di revisione delle stime. Notate anche che per gli Stati Uniti non era prevista una recessione, una crescita negativa del PIL, quindi se ne è parlato molto, ma nessuno aveva fatto veramente questa forecast. Probabilmente il perdurare di questo episodio di sentiment negativo, di risk off sui mercati, potrebbe influenzare anche i dati macro. Quindi più dura questo fenomeno di negatività sui mercati, sulle borse, questo repricing, più anche gli economisti andranno a rivedere le loro stime, quindi potrebbe esserci un andamento ondivago. E addirittura si potrebbe riportare in vita il tema della recessione. Il tema della recessione, alla pagina seguente, lo vedete anche voi, sono bene o male le stime della Federal Reserve stessa. La Federal Reserve stimava già una recessione intorno al 60%, però su questo devo dire che la stima era fatta esclusivamente sulla ripidità della curva, come indicatore molto attendibile del rischio di recessione. Qua si apre un po' il paradosso, perché la ripidità della curva, quindi il differenziale tra il tasso a 3 mesi e il tasso a 10 anni, adesso si sta normalizzando, quindi in teoria la Federal Reserve dovrebbe vedere un rischio minore di recessione, proprio quando invece i dati fornitici dal mercato real time potrebbero invece evidenziare questo rischio. Ma non è solamente questo il primo dilemma. Il dilemma della politica monetaria è anche un dilemma tra inflazione e risk aversion. Quindi alla slide seguente abbiamo il tema dei prezzi sottostanti, cioè non dell'inflazione headline, quella che viene poi anche misurata e pubblicata un po' giornali, televisione, ma l'inflazione sottostante, che è quella che si muove lentamente però è anche difficile da controllare. E quindi se da un lato abbiamo banche centrali con problemi legati magari alla stabilità del sistema bancario, io credo che non ci siano questi problemi, però i mercati li prezzano, giustamente se c'è un rischio bisogna in qualche modo prezzarlo, i mercati sono molto efficienti per fare questo, che potrebbero portare anche a un indebolimento del ciclo economico. Dall'altra abbiamo il rischio che questa inflazione continui ad accelerare, che sia molto insensibile alla politica dei tassi di interesse, quindi ci si pone il dilemma, no? Da banchiere centrale, cosa faccio? Alzo i tassi perché c'è un rischio sensibile di inflazione fuori controllo, voglio arginarlo questo rischio, oppure taglio i tassi di interesse perché penso che il sistema bancario necessiti di tassi più bassi, necessiti di stabilità, necessiti di fiducia, e quindi voglio dargli questa fiducia dicendogli ti taglio i tassi perché credo che questa sia una mossa positiva di politica monetaria. Ecco, questo dilemma secondo me è qualcosa che ai mercati non fa molto bene, crea incertezza, crea volatilità, l'abbiamo visto in tanti episodi, l'abbiamo visto negli anni 70, l'abbiamo visto molto di recente a ottobre
dell'anno scorso, con la politica fiscale inglese che andava da una parte, i tassi che andavano dall'altra, e quindi si creava questo trifecco. Quindi secondo me ci sono tanti temi macro al momento, tra i quali purtroppo rimane molto solido il tema dell'inflazione, e a questo si è aggiunto ovviamente il tema del rischio sul sistema bancario. Un altro problema che se vogliamo affligge la comunità dei trader, la comunità degli investitori, è quello della memoria corta, cioè sono troppo giovani. Ecco, non è il mio caso, purtroppo non è il mio caso, ma neanche il caso vostro, di voi due in sala. Ahimè. Il fatto che noi abbiamo una memoria molto più lunga di quello che ha la media del mercato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che episodi come quelli che viviamo adesso, episodi di rapidi aumenti di tassi di interesse, episodi di tassi di inflazione molto alti, sono episodi che probabilmente noi ancora ricordiamo in qualche maniera, ma la media degli operatori, la media degli investitori non se le ricorda. Quindi l'effetto sorpresa e la capacità di gestire queste sorprese potrebbe essere un fattore che va a influenzare in qualche modo l'andamento dei mercati, anche le performance delle classi di attivo. Su questo sicuramente l'inflazione di nuovo ha giocato, mi dispiace ripetermi, però è il classico esempio, ha giocato un ruolo determinante, perché neanche nelle banche centrali si è molto capito quello che stesse succedendo. Solamente pochi mesi fa si diceva che era un tema transitorio, non c'era problemi, in qualche modo sarebbe scesa. Purtroppo così non è. Purtroppo quello che ci ha detto Jay Powell, il governatore della Federal Reserve, la settimana scorsa, quello che ci ha detto Christine Lagarde, che ci dirà ancora domani dopo la decisione sui tassi di interesse, è che l'inflazione rimane un problema, nonostante le banche, nonostante i mercati, nonostante il possibile propagarsi di una crisi, potremmo essere in uno scenario dove l'inflazione rimane ancora alta, e questo è sicuramente gravissimo, è un problema che purtroppo va gestito, e qui bisogna necessariamente affidarsi all'esperienza di coloro che in quel periodo c'erano, che comunque hanno un'esperienza, no, di mercati anche prima della grande crisi finanziaria, dove i tassi erano più alti, l'inflazione era più alta e la banca centrale gestiva le cose in maniera molto più aggressiva. Farei un cappello, una conclusione con i mercati. Ovviamente è molto difficile dare delle indicazioni precise adesso con i mercati che si muovono in una range storica, no? Perché i movimenti che vediamo oggi sul Treasury americano li abbiamo visti forse prima nel 2008, forse anche durante il Covid, ma in poche altre occasioni. E cioè il fatto che comunque un portafoglio prudente anche sul mercato fixed income rimane una scelta da fare. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che se noi avessimo la possibilità, no, di tornare indietro e paragonare un portafoglio molto semplice, che è il portafoglio in blu, che è un portafoglio 40% o 60%, dove il 40% sono azioni americane, l'S&P 500, e il 60% sono obbligazioni americane, l'indice aggregato del mercato obbligazionario americano, avremmo un certo tipo di performance, in questo caso negativa. Se noi lo stesso portafoglio lo avessimo costruito in maniera più prudente, consci del fatto che i tassi di interesse si possono muovere, che non siamo più in uno scenario di tassi di interesse zero, di una secular stagnation, dove c'è inflazione, dove c'è rischio di credito e quant'altro, quindi con una sensitività ai tassi più contenuta, e con un focus sui tassi di interesse reali, sull'inflazione, quindi invece dell'S&P 500 ci abbiamo messo delle azioni che sono meno sensibili ai tassi, sono azioni high dividend in questo caso, però potrebbero essere anche azioni value, e invece dell'indice in generale delle obbligazioni americane mettiamo solamente inflazione, quindi indicizzate l'inflazione con una durata media più breve, allora avremmo avuto una performance molto diversa. Probabilmente nel 2022 sarebbe stata una performance leggermente positiva, leggermente negativa, comunque non distante da zero, ma non sarebbe sicuramente stata quella performance molto negativa che tanti fondi, che tanti indici hanno subito. Peraltro, adesso fino a pochi giorni fa, ma non è molto cambiata questa situazione, sulla parte breve delle curve si aveva comunque un rendimento molto simile a quello della parte lunga, quindi non c'era neanche il tema di dire ok, mi allungo sulla duration, prendo più rischio, in particolare sul mercato delle obbligazioni aziendali, prendo più rischio
e quindi verrò remunerato di più? No, in effetti i rendimenti erano pressoché uguali. La situazione è un po' cambiata oggi, però non di tanto, e quindi comunque sia la percezione che, anche stando su una parte contenuta, relativamente contenuta, di scadenze della curva, si riesce comunque a generare un flusso di cassa molto, molto, molto interessante. E poi, Alessandro, scusami, però quest'anno devo dire che finalmente, dopo un intero decennio, abbiamo iniziato l'anno con dei tassi reali positivi, e anche di un bel po', e dei tassi nominali, dei tassi di mercato particolarmente abbondanti. Quindi effettivamente, per la prima volta, credo dopo 10 anni, adesso in mia memoria più o meno il periodo è questo, ci troviamo in un contesto, in qualche modo, dal punto di vista del potenziale, ecco, del mercato obbligazionario, dei titoli obbligazionari, differente, cioè un contesto positivo dove posso aspettarmi dei ritorni positivi, giusto? Ma il tuo punto è assolutamente, assolutamente vero. Perché dico questo? Perché c'è un'alternativa. L'alternativa non è più quella di dover a tutti i costi inseguire il rischio con operazioni magari su mercati privati, con operazioni in asset, chiamiamoli più esotici. L'alternativa adesso c'è. L'alternativa è il mercato obbligazionario, il fixed income, anche nella sua forma più basica, perché abbiamo dei rendimenti interessanti dovuti appunto al movimento delle banche centrali, alla spinta antinflazionistica delle banche centrali. Ora, ovviamente, quanto durerà questa situazione è difficile da dire, perché è difficile quantificare quanto durerà questa situazione che si è creata adesso negli ultimi giorni. Potrebbe essere che la settimana prossima torniamo di nuovo a livelli molto interessanti, oltre il 4,5 per esempio sui treasury di 2 anni, però potrebbe anche essere che questa crisi poi continui e che quindi si continui ad avere rendimenti in calo anche su quella parte della curva. Però il tema, al netto di quello che sta succedendo adesso, era proprio un tema di inizio anno, cioè per una volta i tassi di interesse a breve non sono zero, da tanti anni non siamo più abituati a questo tipo di dinamica, e quindi possiamo andare in un mercato con una specie di cuscinetto. Questo cuscinetto è semplicemente il fatto che anche se dovesse perdere in prezzo, dovesse scendere il prezzo di queste obbligazioni, comunque a fine anno, in particolare sulle obbligazioni con un cuscinetto più grande, come per esempio la yield americano, come per esempio l'investment grade americano, ma anche in Europa abbiamo questa dinamica, ci sarebbe comunque un'ammortizzazione dovuta allo yield maturity, al rendimento atteso di queste obbligazioni. Questo sicuramente è un punto importante, anche se mi permetti, in termini di asset allocation, perché costruire un portafoglio dove a inizio anno tu hai un rendimento, chiamiamolo garantito, chiamiamolo atteso, con un certo margine di sicurezza che non è più 0,5, 0,2 o addirittura negativo, ma è positivo del 2, 3, 4%, allora capisci che cambia molto la tipologia di investimento che vai a fare. Concluderei con un cenno sull'asset allocation, cioè qual è la filosofia che abbiamo seguito in questi mesi e che probabilmente anche nei prossimi mesi potrebbe rivelarsi quella giusta. Allora, intanto la gestione della duration obbligazionaria, la gestione della duration azionaria e la gestione della duration della diversificazione regionale. Queste sono le tre, chiamiamole le tre armi, i tre strumenti che abbiamo a disposizione nel contesto di una stretta di politica monetaria. Ovviamente, ripeto, il tutto è condizionale al perdurare di questa situazione di crisi. Noi speriamo che non sia una crisi sistemica, lo stanno dicendo un po' tutti gli analisti, tutti i report che stiamo ricevendo dalle nostre controparti ci stanno dicendo sì, è un periodo particolare, però non necessariamente sistemico, quindi partiamo dal presupposto che se ne esca. Se così dovesse essere, allora queste sono le tre direttive sulle quali lavorare per generare alfa, per generare performance. Per quanto riguarda la duration, è chiaro, è la sensitività delle obbligazioni e dei tassi di interesse. Le curve di rendimento, quindi la differenza tra la parte breve e la parte lunga della curva, rimangono ancora invertite, non sono più invertite come erano anche solo una settimana fa, però comunque siamo a livelli ancora di inversione molto, molto spinta. Qual è l'approccio da fare? L'approccio è quello di avere più cautela sui portafogli, in particolare sui portafogli a credito, quindi con un approccio con scadenze più contenute, con meno sensitività a livello dei tassi, meno sensitività a livello degli spread,
e potenzialmente includendo anche il concetto di difesa dall'inflazione, che poi, attenzione, di questo sicuramente ne parlerete voi, però quando parliamo di inflation linked non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di obbligazioni e come tali, nonostante abbiano una cedola indicizzata, hanno anche una loro duration e quindi sono sensibili all'andamento dei tassi di interesse. Quanto riguarda la gestione della duration azionaria, qua è un concetto molto semplice, nel senso che ci sono azioni, ci sono settori del mercato che guadagnano o di più o di meno, o perdono di più o di meno, in funzione del tasso di interesse, quindi sono più o meno sensibili al tasso di interesse. Sta a noi identificare quali sono questi settori in funzione dell'andamento dei tassi, del ciclo di tasso di interesse nel quale ci troviamo e allocare su questi settori. L'anno scorso, negli ultimi 18 mesi, anche ad inizio anno, i settori meno sensibili al tasso di interesse sono i settori del value, sono i settori cosiddetti high dividend, sono quei settori che hanno un cash flow più prevedibile, che hanno un dividend payout ratio, quindi un cash flow dei dividendi più sostenibile, più lungo, più prevedibile, più pronosticabile. Però non sto dicendo che tutto il tema del growth, della tecnologia sia da buttare via, no. Probabilmente va bilanciato di più il portafoglio rispetto a un portafoglio pre-Covid, dove la tecnologia, il tema, no, del futuro dominava. E poi in ultima analisi c'è il tema della duration regionale, quindi la diversificazione del portafoglio a livello regionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono banche centrali che si trovano in un ciclo molto diverso rispetto per esempio alla Federal Reserve o alla Banca Centrale Europea, penso al Giappone, penso alla Cina, dove la PBOC chiaramente dà un impulso positivo ai mercati piuttosto di un impulso negativo con aumenti dei tassi, e il tutto qua sfocia chiaramente nella decisione se hedgeare, se coprire il costo di cambio sì o no, se avere dell'esposizione in, per esempio in dollari o in altre valute. L'esempio classico, giusto per semplificare ancora di più questo concetto, è quello che è successo in Giappone a fine dell'anno scorso, no? La banca centrale giapponese cambia anche solo impercettibilmente il corridoio nel quale si possono muovere i rendimenti del titolo decennale. Il titolo decennale perde 25 basis point, quindi aumenta il rendimento di 25 basis point, però lo yen in questo caso ha guadagnato quasi l'11%, quindi una situazione molto importante da gestire anche sulle valute attraverso il tema della duration, della sensitività al tasso di interesse. Bene, grazie Ale. Quindi per riassumere quello che hai detto in maniera più fattiva, più, come dire, puntuale, noi spero che tu sia ancora con noi, che tu ci veda. Sono con voi, rimango perfetto. Con voi. Sì, sì. Abbiamo riassunto così, sostanzialmente no duration o duration breve, investire su ciò che è legato all'inflazione, investire sugli spread. Noi qui ci siamo limitati ovviamente alle obbligazioni, essendo le obbligazioni il tema, esatto, di questo nostro incontro. Anche in qualche modo quello che poi loro ci chiedono, visto che usano particolarmente, no, i nostri fondi obbligazionari, e quindi ci sembrava doveroso venire a parlare di obbligazioni, cioè, dopo l'anno scorso. Esatto, soprattutto viste le performance di quelle più sicure, in teoria, cioè i governativi lo scorso anno si erano giù più che a doppia cifra, no? Circa il 20%. Allora, a noi sta la parte prodotto, che vuol dire mettere a terra quello che ci siamo detti fino adesso. Il riassunto è questo qui. In particolare vorremmo proporvi due prodotti, uno sull'inflazione e uno sugli spread, in particolare sugli spread europei. Euro Inflation Plus, io ve lo presento con questa slide. Euro Inflation Plus, voi sapete che noi abbiamo una tradizione in AXA inossidabile: sbagliare il nome del fondo. Lo facciamo sempre, e questo nome è sbagliato. È un fondo globale, per cui Euro Inflation Plus, di euro al cambio, non c'è, come dire, non c'è rischio forex, rischio di cambio, non mi veniva il termine, perché il fondo investe solo in euro e in termini globali, quindi se esce dall'euro copre il rischio di cambio, però è un fondo globale nella realtà dei fatti. Cos'è Euro Inflation Plus? Perché questo nome? Perché è l'obiettivo. L'obiettivo di questo fondo è battere l'inflazione armonizzata europea, tranne il tabacco, viene sempre messo ex tabacco per avere l'articolo 8, essendo un articolo 8 in questo caso, è battere l'inflazione europea. Okay. Come? Investendo in tutto il mondo, in obbligazioni, sostanzialmente in obbligazioni governative,
Perché dico sostanzialmente, può andare al 20% in corporate, al 20% in emergenti, posso sottoscriverlo se volete, non lo farà mai, nel senso che quelli sono limiti di mandato messi, credo, per avere l'articolo 8 SFDR. Sì, sì, la parte corporate sicuramente. Sostanzialmente un fondo di governativi. Quali governativi? Tutti. Nel senso che, nonostante il nome, il fondo può investire fino al 100% dei suoi attivi in tasso fisso, in BTP normali, per capirci i fratelli del BTP in giro per il mondo, oppure può investire fino al 100% in tasso reale, quindi obbligazioni, inflation linked, obbligazioni che hanno il capitale e le cedole variabili sull'inflazione. Quindi è un fondo flessibile, dove il gestore realmente sceglie se allocare sul tasso fisso o sul tasso variabile. Ha un range di oscillazione della duration, come vedete, abbastanza ampio, da 0 a 5 anni, che lo caratterizza, prendete l'orizzonte 0,5 per essere comunque in una fascia medio-bassa di duration, però con appunto un ampio margine di manovra, ma soprattutto ha la possibilità di esporsi attivamente all'inflazione sia in fase di crescita che in fase di riduzione delle aspettative, appunto avendo una sensibilità che arriva ad essere più o meno 10 anni sul tasso reale, quindi un ampio margine di manovra per cogliere tutte le fasi dell'inflazione. Una cosa che ci avete sempre chiesto utilizzando i nostri fondi globali sull'inflazione è quella di in qualche modo avere un fondo che permettesse, per cui la responsabilità di spostarsi attraverso le varie fasi del ciclo inflattivo, cioè la crescita delle aspettative, la crescita dell'inflazione e poi la riduzione sia delle aspettative che dell'inflazione, fosse delegata al gestore e non ovviamente a voi, utilizzando, no, i singoli fondi che vi permettevano di esporvi alle tre differenti fasi dell'inflazione. Ecco, lo scopo di questo fondo è esattamente fare questo, e cioè delegare al nostro team che gestisce gli inflation linker il momento, no, in cui posizionarsi. Ed è lo stesso team che gestisce i tassi. Esatto. Tassi fissi, esatto. Questo per farvi capire. Quindi cosa succede? Se noi abbiamo uno scenario di inflazione elevata, il gestore comprerà linker, cioè obbligazioni legate all'inflazione, nella parte breve della curva, vi ricordate, no duration? Così come oggi, tra l'altro. Infatti questa è la situazione odierna, e andrà corti future sull'inflazione. Alessandro mi insegna che non esistono i future sull'inflazione, quindi è un refuso chiaramente, ma possiamo andare lunghi inflation swap. Cioè vuol dire possiamo prendere rischio inflattivo in uno scenario di inflazione che magari piano piano sta scendendo, ma si attesta comunque su livelli elevati. Ma se non succede, cioè se lo scenario è quello opposto, l'inflazione torna al 2% dopodomani, a questo punto il gestore comprerà tassi fissi oppure obbligazioni legate all'inflazione su tutta la curva. Sapete bene che se compro tutta la curva sull'inflazione, la mia duration media sarà 12, quindi ho una estrema reattività ai tassi nel momento in cui i tassi scendono, in ipotesi, e quindi una buona performance. Ovviamente lato inflation swap cambiamo gamba dello swap, quindi anziché stare lunghi andiamo sul corto. Quindi è un fondo che realmente alloca la performance anche in maniera molto flessibile fra i due estremi. Come si è comportato l'anno scorso? Vi do due numeri prima. L'anno scorso tutta la curva inflation linked ha perso 20%. Il 18, perfetto. La parte breve ha perso 6,5%. Sì, circa. Ok? Questo è il mercato. Meno 6,5%, meno 18. Risultato netto nel 2022 5% più. Quest'anno sta facendo sostanzialmente zero, sono dati al primo marzo, va bene, a fine mese scorso. Dal lancio fa il 5,6, volatilità 2,7, è una volatilità molto bassa, per chi usa il VAR poco sopra l'1. Ora, questo non è un fondo così tranquillo come quell'altro, esatto. Global Inflation Short Duration, questa volatilità potrà salire se necessario. Esatto. Però in questo momento è riuscito a tenerla il gestore, Jonathan Baltora, è riuscito a tenere il profilo di rischio, a testarlo su termini molto contenuti. Ecco. Secondo noi, da qui in avanti, perché questa, come sempre, le performance passate non sono garanzia di niente, secondo noi in questo momento dare al gestore la possibilità di allocare fra inflazione e non inflazione
è ottimale anche da qui in avanti, in particolare se si manifesterà lo scenario che vediamo di inflazione che scende ma piano. Cioè esatto, anzi rimane... forse oggi è proprio l'ideale dare più delega, sì. Proprio perché fin tanto che la dinamica inflattiva era così chiara come nel 2021, in qualche modo lo è stata anche nel 2022, era, tra virgolette, perché poi abbiamo visto i risultati di mercato che non sono stati così soddisfacenti, però tra virgolette più semplice, bisognava essere esposti all'inflazione con una duration estremamente breve, estremamente contenuta. Oggi appunto che iniziamo ad essere in una fase in qualche modo matura del ciclo, anche del ciclo dei tassi, non solo del ciclo inflattivo, allora probabilmente avere una maggiore flessibilità, dare maggiore delega al gestore è la soluzione più adatta. Ecco. Prima idea, investire sull'inflazione. Seconda idea, ci siamo detti, gli spread. Il credito. Il credito, dunque. Un altro team molto forte che abbiamo, oltre appunto a quello dei tassi e dell'inflazione, certo, è il team sul credito europeo. Con poca sorpresa, sono due team che oltre a investire i soldi per terzi, si occupano anche della gestione delle riserve della compagnia, che capirete è il nostro azionista al 100%, nonché il nostro cliente principale, perché metà delle masse che abbiamo sono del gruppo AXA. Quindi sono due team che sono sempre molto sotto pressione, poveretti, ma sicuramente sono due team che sono spinti a performare, spinti a dare il meglio. Questo è l'altro, Ismael, Le Canu. Che cos'è questo fondo? Probabilmente noi abbiamo un fondo che abbiamo venduto in maniera anche abbastanza interessante sul mercato italiano, che si chiama Eurocredit Plus. Esatto. Okay? Quindi un fondo che si occupa di emissioni in euro aziendali, nell'investment grade può comprare una percentuale di yield e lavora però contro un benchmark. L'idea era di fare con questo fondo che si chiama Eurocredit Total Return un fondo più flessibile di quell'altro, quindi togliere il benchmark se volete, e un pochino più aggressivo, cioè un fondo dove le scelte del gestore sono più pesanti rispetto a quell'altro che è gestito contro un benchmark, quindi entro certi limiti di, come dire, tracking error, di discostamento da questo benchmark. Ecco, ci siamo immaginati un fondo così. Al di là della, vabbè, se il gestore è bravo, diavolo, gli voglio lavorare, che è una butarda sostanzialmente, questo fondo investe in tutta la curva Euro Corporate, investment grade, ovviamente può andare al 100% in investment grade, li divide a seconda della categoria di rischio, ovviamente un'azienda nell'investment grade tedesca, di un paese core, ad esempio tedesca, sarà ragionevolmente più difensiva della stessa azienda in Italia, anche solo per il rischio paese, voglio dire. E quindi il gestore è molto conscio e consapevole di questa differenza in termini di rischio e alloca consapevolmente anche a seconda del ciclo economico o del ciclo nazionale. Può avere un'esposizione più aggressiva, quindi scendere sotto l'investment grade a yield per un importo interessante fino a metà del portafoglio, quindi può andare pesante sugli yield. E può, una delle sue specialità e uno dei suoi bias, diciamo, è allocare, dico una brutta parola oggi perché sono appunto sugli scudi, ma nel settore finanziario. È un fondo che investe anche e soprattutto in emissioni bancarie, assicurative, finanziarie in generale, anche subordinate. Quindi può prendere parecchio rischio se vuole e poi vedremo se questa tecnica è stata efficace. Accanto a questo ovviamente non c'è rischio cambio, tutti in euro anche in questo caso. Ha una gestione molto attiva della duration, è uno dei pochi nostri fondi, perché non siamo un hedge fund, cioè non siamo un gestore particolarmente in questo, cioè aggressivo in generale, in questo caso forse sì, può andare negativo di duration fino a 2 anni e positivo fino a 6, quindi il range di duration nominale in questo caso è meno 2, 6. E francamente l'anno scorso è stata un'ottima fonte di alfa, noi poi vedremo le performance. La principale fonte di alfa, la principale fonte di rendimento l'anno scorso oggettivamente. Vedremo poi le performance, sono state fatte sicuramente col bond picking, cioè con la scelta della corretta azienda ed emissione, ma soprattutto appunto con l'allocazione ottimale o quasi ottimale sull'esposizione al tasso. È un portafoglio che rimane sempre, nonostante le esposizioni in subordinati, in AIL, resta sempre AAA, quindi resterà sempre investment grade,
in media. Sì, è l'unico vincolo che ha, quello di rimanere come rating medio del portafoglio investment grade. Diciamo che forse la cosa che lo rappresenta, che rappresenta in qualche modo la filosofia di gestione di questo fondo meglio di tutte le altre, è l'ultima frase, e cioè sostanzialmente vi dovreste immaginare questo portafoglio come con due componenti differenti di gestione, una fondamentale con una visione molto più di lungo termine, che è quella che seleziona i titoli da mettere in portafoglio. Noi, appunto, da bravi gestori assicurativi abbiamo dei team di analisi sul credito particolarmente accurati, il cui scopo è quello di cercare il più possibile di evitare i default, e sappiamo tutti com'è, anche questo ahimè argomento di cronaca dell'ultimo periodo. Quindi la componente di selezione titoli particolarmente attenta, particolarmente accurata, qualcuno dice addirittura noiosa, lo scopo è compro un titolo e se sono stato bravo a selezionarlo io quel titolo me lo tengo fino alla scadenza incassando le cedole. Okay? Questo è il lavoro di chi fa la selezione dei titoli da noi. Quindi la componente in qualche modo più di lungo termine, che ovviamente cambia, però è proprio fatta per, come dire, incassare le cedole, e invece una componente top down che determina in qualche modo la navigazione attraverso i mari abbastanza turbolenti di mercato, per cui la duration e l'esposizione complessiva, la sensibilità complessiva al credito con strumenti molto veloci, molto liquidi, con future tipicamente, e con CDS per la componente creditizia, determinano in qualche modo appunto la sensibilità complessiva del portafoglio ai tassi di interesse e al rischio creditizio nel suo completo. Quindi una gestione molto più tattica e con un orizzonte molto più breve davanti. Ecco. Ovviamente, come quell'altro, questo fondo può essere molto difensivo, esporsi fino al 100% in corporate investment grade di paesi core, o anche discretamente aggressivo, perché fra yield, subordinati e così via può arrivare all'80% di aggressione e al 20% di corpo, quindi è un fondo ancora una volta davvero flessibile. Vediamo i risultati di questo, non so se ci sono delle domande nel frattempo. Sì, una domanda c'è ed è sul settore bancario, è il tema, aspettavo di finire. Allora aspettiamo a vedere i risultati, parliamo prima di Ale, cioè, abbiamo ricevuto una domanda ovviamente sul settore bancario europeo, visto che Marco ha appena citato i subordinati. Se avete altre domande scriveteci a questo numero che le leggo. Che cosa ne pensi del settore bancario europeo? Ale? Sì. Abbiamo speso gli ultimi 15 anni per applicare una regulation fatta molto bene sicuramente, ma estremamente dura per le banche. Non dimentichiamo tutto il tema dei profitti che dopo il 2008 è stato di importanza per la gestione appunto delle banche. Abbiamo applicato degli stress test da parte della banca centrale, siamo riusciti anche a rompere, no, quel legame che per anni ha afflitto un po' il sistema bancario, cioè il legame tra Stato, rischio governativo, rischio sovrano e rischio finanziario. Le banche centrali hanno inondato il mercato di liquidità, non è al momento una crisi di liquidità, e poi ci troviamo in tutto questo. Quindi onestamente non mi sembra neanche giusto andare a prendere l'esempio di una piccola banca che aveva un certo tipo di business, un certo tipo di gestione dei rischi, e estrapolare su un settore bancario solido e regolamentato con bilanci solidi, dove la gestione dei rischi, in particolare i rischi di tasso, è fatta in maniera non dico buona, dico ottima. Basta guardare come viene gestito il rischio dei titoli delle banche italiane, dei titoli hold to maturity, quindi della tesoreria delle banche italiane, e paragonarlo a quello che è successo in California, per farsi un'idea dell'accuratezza, della precisione con la quale vengono prese certe scelte. Ok, che performance avremmo fatto in questo fondo? Vediamo contro la categoria Morningstar innanzitutto. Io sono particolarmente, come dire, critico per natura. Vi ho evidenziato l'unico anno che il fondo non ha battuto la sua categoria di riferimento, quindi l'insieme di tutti gli altri fondi come lui. È il 2018, e alla fine sostanzialmente abbiamo fatto uguale.
È più interessante forse guardare la parte sulla destra, questa tabella qui, che vi dice sostanzialmente che quando il mercato scende, il fondo scende come il mercato, come la categoria in questo caso. Quando il mercato sale, il fondo sale 3 volte la categoria. Okay? Quindi è un fondo che quando deve giocare in difesa più o meno si attesta sulla performance di mercato. In compenso la costruisce buona parte dei suoi risultati sul mercato che sale, perché riesce a salire molto di più. Questa è la performance sua, come vedete ha avuto solo 2 anni negativi dal 2016 e non così negativi dopo tutto, l'anno scorso ha perso il 4% in classe retail. Sì, tenete conto che l'anno scorso è il credito europeo, l'indice del credito europeo ha perso circa il 12%, giusto Ale? Sì, annuito non si vede, annuito. È che non sei in video in questo momento. Okay. Quest'anno ha aperto l'anno nonostante, come dire, la correzione che c'è stata dopo il rally dei primi 2 mesi, al 1 marzo era comunque positivo, ripeto, esatto. Nonostante la correzione. Esatto. Ora abbiamo ancora 2 minuti, poi ci sparano, ci hanno detto, perché bisogna finire in orario. Noi avremo un altro fondo. A meno che non abbiate altre domande, di nuovo vi invito, se avete delle domande, a farle eventualmente o a scrivercele. Che le leggiamo, 335-6309-11. Credo che il signor ne abbia fatta una, da come... Guarda un po' se ne hai. No? Ah, ok. Allora, al massimo libera. Cerco di rispondere a una domanda che mi è stata fatta da varie persone, preoccupate perché, fino a 3 giorni fa insomma, il BTP al 4,5 diventava molto allettante per molti investitori. Già è totalmente avvantaggiato dal punto di vista fiscale, diciamo, paghi metà del capital gain. Però come faccio ad avere delle cedole, dei coupon interessanti quanto quelli del BTP o quasi? Allora, la nostra risposta è che abbiamo un fondo che non vi presenteremo oggi, quindi qui c'è un pochino di cattiveria. Se vi interessa vi invito a, come dire, sollecitarci sia allo stand che poi in generale, insomma, con i consueti metodi. È un fondo multi-asset che è pensato per staccare cedola. Staccare cedola non dal capitale, ma dalla generazione di valore, di coupone, dividendi, di cedole delle obbligazioni sottostanti, dividendi delle aziende che compriamo in borsa. Si chiama Global Income Generation, una volta tanto il nome è quasi giusto, è giusto. Perché sì, globale, punta a generare un income, un reddito, e a distribuirlo trimestralmente, quindi più frequentemente di un BTP, al sottoscrittore. Quindi, La cosa interessante è che appunto la domanda che ovviamente vi siete sentiti fare soprattutto voi rispetto ai tassi dei BTP e al fatto che siano così tanto allettanti è legata a titoli di nuova emissione con delle durate abbastanza lunghe, perché se gli stessi clienti avessero comprato gli stessi BTP posto anche con i rendimenti di oggi, ma li avessero comprati 3 anni fa, con i movimenti di tassi di interesse dell'ultimo anno probabilmente sarebbero meno contenti rispetto all'utilizzo di strumenti sarebbero adeguati. Perdendo a doppia cifra. La cosa interessante è che abbiamo fatto un'analisi, l'ha fatta Marco, questa analisi. Questo fondo, che è un fondo bilanciato, badate bene, ha una volatilità che è assolutamente comparabile, anzi direi più tendenzialmente basso. Più bassa, a una larga parte dei BTP, diciamo dai 5 anni in su abbiamo una volatilità più bassa del BTP. Quindi effettivamente, nonostante dal punto di vista dell'asset allocation possa essere considerato qualcosa di più rischioso, se poi andiamo a guardare la volatilità del titolo di Stato rispetto alla volatilità di in questo caso un fondo bilanciato, ci rendiamo conto che la differenza non è così tanta. Poi, chiaro, complicato questo da spiegare a un cliente, però è un dato. Però le importante. Cedole sono cedole e vengono accreditate sul conto corrente. Esatto. Con questa buona notizia, spero, vi lasciamo e vi ringraziamo dell'attenzione e ci vediamo o al desk nei prossimi 2 giorni, oggi e domani, o in giro. Nei nostri roadshow, il prossimo sarà a giugno. Grazie a tutti.